Ok, io ringrazio tutti i partecipanti per aver accolto favorevolmente questa attività sia didattica sia di ricerca, sia appunto un'attività a favore delle comunità, dei comuni che sono stati presi come oggetto di studio effettivo di questi progetti e di queste idee che i ragazzi hanno brillantemente prodotto in questi mesi di lavoro. Prevalentemente online, ma anche un po' sul territorio. Quindi, nonostante le difficoltà del periodo, sono comunque riusciti a sviluppare, a portare avanti dei lavori decisamente molto interessanti che poi andremo a vedere. Vorrei chiedere sia ai sindaci e comunque ai rappresentanti dei comuni e poi al professor Delotto che è qui in veste sia come rappresentante della giuria che poi ha valutato i partecipanti al concorso, ma anche come presidente del corso di laurea di ingegneria e dell'architettura, di portare i saluti a tutti i partecipanti. Inizio io. Beh, intanto, saluto ovviamente la professoressa Venco che ha organizzato l'evento e gli amministratori che hanno voluto condividere con noi questa attività che fa parte di una serie di attività che noi stiamo cercando di portare avanti insieme ai ragazzi, cioè avvicinarli sempre di più alle problematiche e a trovare soluzioni insieme per il territorio. Ovviamente, come presidente del corso di laurea, sono molto contento che l'attività sia potuta procedere nonostante le limitazioni che ovviamente noi tutti conosciamo. Sappiamo anche che queste limitazioni, per quanto riguarda progetti strettamente legati alle dinamiche territoriali, sono limitazioni forti, e questo è stato uno dei temi che ovviamente ha anche guidato il modo con cui abbiamo valutato i progetti. Ringrazio ovviamente che i ragazzi che hanno partecipato, abbiamo avuto sicuramente un contributo molto significativo di idee, appunto, e vabbè, non anticipo niente ovviamente né dei criteri né di quella che sarà poi la decisione finale, però tengo a ringraziare ognuno di voi e anche i gruppi che hanno partecipato, perché questo dimostra, insomma, una vostra volontà di mettervi in gioco anche in temi che non sono strettamente legati a quello che riusciamo a fare nei corsi. Quindi ringrazio i ragazzi, ringrazio l'organizzazione, ringrazio l'amministrazione che hanno voluto darci la loro disponibilità. Allora, come amministratore prendo la parola anch'io per ringraziare, sono Andrea De Filippi, il sindaco di Oliva Gessi, e anzitutto anch'io ringrazio la professoressa Venco e tutta la facoltà per aver scelto appunto di proporre anche quest'anno questo concorso per gli studenti. Per noi è importante perché intanto una collaborazione, un rapporto stretto con l'Accademia è sempre qualcosa che rende non solo onore, ma dà tante nuove opportunità anche agli enti locali come i nostri. Quindi davvero un ringraziamento sincero a chi ha organizzato tutto. E devo dire anzitutto una grande curiosità di vedere cosa i ragazzi sono riusciti a preparare. E siamo forse, speriamo di essere in fondo a un periodo particolarmente difficile come è stato quello del Covid, ci aspettiamo, almeno sembra di poter vedere all'orizzonte un tempo un pochino più sereno e anche perché no, qualche possibilità in più di investimenti sul territorio, per noi piccole amministrazioni, quindi io credo che anche, diciamo, il tema di questo lavoro ci potrà, e le idee che ne sono uscite ci potranno aiutare davvero a cercare di fare qualcosa di buono per la valorizzazione dei nostri territori. Quindi davvero grazie agli organizzatori e mi porto già avanti dicendo complimenti a chi ha lavorato.
e soprattutto poi a chi ha avuto le idee migliori. Grazie. Buonasera, prendo la parola, sono Ilaria Rosati, vice sindaco di Mornicolosana. Avevo già parlato con la professoressa Venco nel momento in cui era stato organizzato questo concorso e mi aveva fatto molto piacere perché, e la ringrazio, e ringrazio tutta l'interesse dell'università a questo territorio, perché portiamo in campo quello che si studia all'università e mettiamo in pratica su cose reali quelle che potrebbero essere idee, teorie, idee di giovani, tra parentesi, non è da poco. E naturalmente noi come amministratori trarremo grande insegnamento, impareremo e avremo grande insegnamento da questi studenti, perché loro sono il futuro e forse bisogna anche ascoltarli un po' di più, perché sicuramente sono quelli che un domani dovranno tenere le redini di questo territorio, di quest'Italia. Quindi vi ringrazio per aver scelto questo territorio, questa zona per lo studio, e complimenti e congratulazioni a tutti i partecipanti, perché sono stati veramente molto bravi a mettersi in gioco e in campo. Porgo anche i saluti del nostro sindaco, che non può partecipare per motivi di lavoro, e quindi sono io qui al suo posto, ecco, volentieri, tra parentesi. Grazie ancora e buonasera. Grazie mille a tutti per gli interventi. Ovviamente se qualcun altro delle amministrazioni, anche dei tecnici, vuole portare i saluti anche dagli altri sindaci non presenti, ovviamente siamo qui. Vabbè, faccio le veci del nostro sindaco di Corvino per salutare comunque. Tra l'altro io, avendo partecipato alla giuria, ho visto i lavori e devo dire complimenti a tutti, perché comunque è un lavoro, uno sforzo ben congegnato. Concludo perché i lavori li vedremo insieme meglio enucleati, meglio spiegati direttamente dai ragazzi. Saluti a tutti. Ok, grazie mille. Allora direi che possiamo partire con la presa visione finalmente dei lavori prodotti dai ragazzi che hanno partecipato al concorso. Quindi faremo le presentazioni in ordine alfabetico, quindi nessuno ne voglia male. Quindi iniziamo con il primo gruppo, che è quello di Camilla Cavalera e Alex Giretti. Dovreste essere abilitati per poter condividere lo schermo, così potete illustrare il vostro prodotto. Ok, grazie. Condivido tutto dal video. Vedete tutti lo schermo? Sì, okay. Sì. Buonasera a tutti, noi siamo Camilla Cavalera e Alex Giretti e per il concorso Modi e Tempi di Fruizione in Altre Po. Abbiamo prodotto un piccolo video che spiega la nostra idea. Il materiale multimediale è stato pensato esso stesso come biglietto da visita dei quattro comuni e allo stesso tempo uno strumento pubblicitario da poter condividere sui social e più in generale sulla rete, su internet, per far conoscere questi territori dell'Oltre Po. Le prime domande che ci siamo posti per iniziare il lavoro sono state: come far conoscere il territorio e perché andare a visitarlo. La nostra idea infatti nasce proprio come risposta a questi quesiti, sia per quanto riguarda la forma e quindi attraverso appunto la realizzazione di un video promozionale spendibile, sia nel contenuto utilizzando il territorio come una sorta di contenitore di attività che possano attirare persone. Vediamo adesso la presentazione e successivamente la commenteremo.
poi tornando sulle slide. Ok, questo era il video di presentazione, adesso usciamo dalla modalità video e entriamo appunto nella modalità presentazione. Allora, come abbiamo visto dal video, la nostra strategia prevede due punti chiave da sviluppare in maniera contemporanea: la pubblicizzazione del territorio e l'individuazione di percorsi e di attività. Abbiamo individuato una serie di eventi culturali e ricreativi, delle attività ludico-sportive da poter insediare sul territorio, come ad esempio cinema, concerti, presentazione di libri, competizioni sportive, in modo da coinvolgere un'utenza il più ampio possibile.
Utilizzando le strutture già presenti e dislocate sul territorio dei quattro comuni, l'evento in sé diventa quindi il mezzo per far conoscere alle persone i nostri comuni. È qui che entra in gioco l'importanza della pubblicizzazione degli eventi e di conseguenza il territorio stesso, attraverso locandine, social media, pagine dedicate all'utenza dove si possono rilasciare recensioni e diventare essa stessa un ulteriore strumento di sponsorizzazione, creando un circolo virtuoso. Allora, siamo partiti individuando e mappando tutte le infrastrutture già presenti sul territorio, come quindi per esempio i campetti, i centri sportivi di Corvino e Torricella, la piscina comunale di Mornico e anche tutti i luoghi di culto e culturali che potevamo ritenere interessanti, come ad esempio il Santuario della Passione a Torricella, il Castello di Mornico Losana, il Teatro, la Tenuta d'Oliva Gessi. Oltre a questi abbiamo anche individuato dei luoghi che abbiamo chiamato potenziali, ovvero delle cascine di proprietà privata che ovviamente con la collaborazione dei proprietari potranno essere utilizzate per ospitare i vari eventi e le varie attività. Per quanto riguarda le attività sportive, che quindi magari necessitano di particolari attrezzature, esse saranno collocate all'interno delle infrastrutture già presenti sul territorio e quindi campetti, centri sportivi, quelli appunto che nominavo prima, mentre per quanto riguarda gli eventi come il cinema, le esposizioni, le presentazioni di libri, che necessitano invece di strumentazioni facilmente trasportabili, abbiamo pensato ad una loro rotazione periodica all'interno delle cascine individuate nei quattro comuni per dare una maggiore possibilità di conoscere l'intero territorio. Per quanto riguarda i percorsi, abbiamo evidenziato sulla mappa un percorso ordinario, diciamo, che collega i quattro comuni e che è fruibile dagli utenti che vengano a visitare la zona. Mentre in giallo abbiamo individuato dei percorsi potenziali che potrebbero essere utilizzati per il trekking di diversa lunghezza e di diversa difficoltà che attraversano le colline e i vigneti, quindi con la possibilità di organizzare anche delle attività di degustazione, laboratori didattici sulla coltivazione della vite e cose, attività di questo genere. In rosso invece in basso abbiamo individuato un ipotetico percorso di collegamento dei nostri territori con il percorso già esistente e più conosciuto di Montalto Pavese. Ok, da qui iniziano una serie di slide nelle quali comune per comune abbiamo registrato un video, come si vede sulla destra, che mostra una parte del percorso individuato e ad esempio in questo caso le cascine selezionate all'interno nelle quali collocare eventi ed attività. Il primo comune per cui abbiamo fatto questo lavoro è Corvino, e sulla sinistra e in basso vediamo infatti degli esempi di attività che possono essere ospitate, come il cinema sia al chiuso che all'aperto in estate e laboratori didattici per bambini. A Oliva Gessi abbiamo mostrato esempi di allestimenti per eventi come presentazione di libri o organizzazione di concerti, eventi musicali, sfruttando anche la già esistente tenuta Oliva. A Mornico abbiamo mostrato anche in questo caso degli esempi di allestimenti per mostre interne ed esterne a strutture già esistenti e infine a Torricella abbiamo individuato sul comune la presenza del campo sportivo è sfruttabile per attività ludiche. Ok, riassumendo, quindi la nostra idea è basata su due punti chiave fondamentali, cioè la valorizzazione del territorio a partire da piccoli interventi culturali puntuali che possano innescare un meccanismo più grande di rivalorizzazione del territorio e la promozione di attività culturali di diverso genere per accogliere
un ampio spettro di utenza, quindi coinvolgere quanta più utenza possibile di diverse fasce d'età anche. Il vantaggio di questa soluzione quindi è duplice, in quanto da una parte prevede il coinvolgimento contemporaneo di tutti e quattro i comuni per le attività, con la possibilità, come dicevamo prima, di rotazione periodica delle stesse attività all'interno del territorio, e dall'altra parte la fattibilità economica dell'idea si limita alla sola fruibilità e alla messa in funzione delle cascine esistenti, appunto con la collaborazione dei privati, e quindi sfruttando risorse già presenti sul territorio e non necessitando di grandi interventi urbani. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie mille. Grazie mille per la presentazione. Molto chiara, precisa, e avete raccontato bene qual è stata la vostra idea e anche la vostra visione dei territori. Il secondo gruppo che invece chiamiamo a presentare è quello formato da Sergio Cirolla e Davide Tirelli. Buonasera. Buonasera. Voi dovreste già essere abilitati a condividere lo schermo, quindi è il vostro. Sì, funziona, sì, sì. Allora, appunto, buonasera di nuovo. Scusate perché ho sbagliato alla fine. Scusate. Presentiamoci pure. Io sono Davide Tirelli. Io Sergio Cirolla. Allora, un attimo con un problema tecnico. Allora. Dunque, il nostro progetto si chiama Sali Scendi e appunto siamo partiti anche noi da un'analisi del territorio, perché appunto ho valutato l'aspetto paesaggistico del territorio dei quattro comuni, che è particolarmente rilevante, e un po' come viene mostrato anche da questa immagine, il paesaggio fortemente caratterizzato dalla presenza di vigneti e dell'andamento collinare. Inoltre abbiamo continuato l'analisi approfondendo la tematica dell'accessibilità del territorio. Infatti abbiamo valutato che tramite i percorsi autostradali da Pavia a Genova, Milano e anche est-ovest, quindi da Piacenza, Alessandria, oltre che la linea ferroviaria, un bacino di utenza nell'arco di 2 ore di 6,5 milioni di persone può raggiungere appunto comodamente l'area, e quindi è potenzialmente un bacino di utenza molto interessante. Per quanto riguarda quindi il progetto vero e proprio, abbiamo ipotizzato un percorso di visita appunto del territorio che sia da svolgere con delle e-bike o comunque un percorso ciclopedonale che va a collegare tramite le strade esistenti i vari punti, 4 punti che noi abbiamo scelto principali di interesse, che si trovano ognuno in uno dei comuni. In questo modo appunto il percorso proposto è lungo circa 17 km e prevede un dislivello complessivo di 510 metri, pertanto è un percorso che si può affrontare in circa mezza giornata, e appunto con l'aiuto delle bike poi è ancora più aperto a tutti, proprio perché non è eccessivamente faticoso. Sì, allora, come abbiamo detto, si tratta di un percorso circolare che ha come punto di partenza un'area che si trova, appunto in vicinanza della strada statale, e quest'area appunto l'abbiamo individuata come idonea come partenza in quanto è già asfaltata e quindi può essere utilizzata come parcheggio per chi arriva con l'auto propria, e allo stesso tempo è in stretta vicinanza con la fermata dell'autobus.
Quindi dal punto di partenza si arriva come prima tappa il santuario di Santa Maria delle Passioni, situato nel comune di Torricella Verzate. È un santuario che ha diciamo, della storia alle spalle perché la sua costruzione è iniziata sul finire del 1700 su una preesistente chiesa, quindi sorge su questa zona diciamo rialzata che risulta visibile dal territorio circostante. Sul sagrato della chiesa si affacciano 14 cappelle in stile barocco. Il percorso poi prosegue con il paese di Mornico Losana, dove si trova il castello Lorini, che risulta visibile anche a distanza, perché ormai è diciamo, un landmark del territorio. È un castello anch'esso con tanta storia, perché risale all'età medievale, nel 1800 è stato rimaneggiato e attualmente è adibito a struttura alberghiera. Quindi, diciamo, partendo dal paese di Mornico Losanna, abbiamo pensato di sfruttare l'altimetria del comune, in quanto è quello maggiore della zona, e abbiamo pensato di installare una zipline costituita da diciamo, una struttura leggera con delle funi che possono essere ancorate alle due estremità della discesa, e tramite un sistema di imbragatura le persone possono prendere parte a una discesa regalando una sensazione di volo libero tra i vigneti. Questa discesa quindi può costituire un'alternativa al percorso che è comunque diciamo, consentito da Mornico a Losana, ma appunto è un'alternativa più entusiasmante, magari rivolta più verso un pubblico giovane. La lunghezza è contenuta circa 850 metri e il dislivello 80. Il percorso prosegue attraversando il comune di Oliva Gessi, che anch'esso è un antico borgo di origine medievale, che a partire dal 1800 diviene azienda agricola modello secondo i migliori criteri di agronomia contemporanea. Il percorso può terminare con una visita presso la tenuta Mazzolino, che è attualmente un importante produttore di Pinot Nero, Chardonnay e Bonarda Pavese. E attualmente già appunto la tenuta offre la possibilità di fare una visita nei luoghi della produzione e al termine della quale si può effettuare anche una degustazione. Il percorso quindi continua scendendo dal paese di Corvino fino ad arrivare ancora al punto di partenza. Complessivamente, come si può vedere, appunto il dislivello che viene coperto complessivamente, come dicevo prima, di 510 metri e appunto, come si vede dal grafico, è però suddiviso in due parti dove si sale, si scende e poi si risale. Quindi è proprio questo che E questo è il motivo per cui abbiamo anche deciso di dare questo nome al progetto. E comunque l'altitudine complessiva è abbastanza contenuta perché si arriva a 270 metri circa sia a Mornico che a Oliva Gessi. L'ultima parte del percorso dove poi si arriva al parcheggio e agli stadi delle biciclette
L'abbiamo pensato in, diciamo, in sede propria o comunque in sede protetta, dato che si svolge lungo la strada statale che è più trafficata rispetto alle altre. Per quanto riguarda gli stalli delle biciclette, quindi le stazioni di ricarica, abbiamo ipotizzato questo tipo di struttura modulare realizzata in acciaio e legno. Quindi è una struttura molto, molto pratica, perché può adeguarsi alle esigenze di domanda e quindi regolare l'offerta di conseguenza, e prevede la possibilità di produrre l'energia elettrica grazie ai pannelli fotovoltaici in copertura. Quindi di fatto questo tipo di attività è molto sostenibile da un punto di vista ambientale, perché permette di viaggiare con le biciclette in maniera carbon neutral. Infatti appunto i pannelli, facendo dei calcoli diciamo abbastanza iniziali, permettono di produrre 4,5 kWh al giorno, che equivalgono a ricaricare 5 biciclette circa 2 volte al giorno. Le stazioni previste sono 3 lungo il percorso, perché appunto abbiamo il punto di partenza, che è quello previsto, dove appunto le persone, gli utenti possono arrivare e iniziare il percorso, e poi 2 a monte e a valle della zip line, in maniera tale da poter scegliere appunto l'alternativa che si preferisce, con cui si preferisce proseguire, se scendere con la zip line oppure con la bicicletta. Per concludere, abbiamo pensato, per sponsorizzare questo progetto e quindi anche il territorio, di utilizzare delle applicazioni che sono già in uso presso, diciamo, l'Italia, per sponsorizzare e permettere la prenotazione delle biciclette e quindi sponsorizzare appunto i percorsi in tutta Italia, che sono Bike Square e Komoot, per esempio. Quindi l'introduzione e l'aggiunta del percorso in oltre su queste applicazioni potrebbe permettere di aumentare chiaramente il bacino di utenza e anche appunto la sponsorizzazione stessa, perché queste applicazioni vengono utilizzate in tutta Italia. Inoltre permettono anche di prenotare direttamente da remoto la bicicletta, quindi non ci sono problemi nel momento in cui si arriva si sceglie di prenotare la cosa, quindi nel momento in cui si arriva sul luogo è già si è sicuro di poter svolgere l'attività, ecco. Quindi vi ringraziamo per l'attenzione e speriamo che il progetto vi sia piaciuto. Grazie. Grazie mille ragazzi, grazie anche per la presentazione molto precisa, molto puntuale, che ha ripreso tutti i punti presenti nella tavola che avevate inviato e presentato per il concorso. Ok, quindi secondo gruppo fatto, passiamo al terzo. Questa volta non è un gruppo ma è un singolo, e abbiamo Francesco Grugni che può presentare il suo prodotto. Mi si sente? Sì, perfettamente. Perfetto. Allora, condivido. Ok. Si vede lo schermo? Adesso sì. Ok, faremo un'altra presentazione. Ok. Allora, il mio progetto ho deciso di chiamarlo Oltre Digital Pop, perché vuole incentrarsi molto su quelle che sono alcuni aspetti digitali legati alla zona di progetto, e come anche motore generale insieme ad altri layout per gestire l'economia e per aumentare possibilmente il turismo sul territorio. Uno dei punti essenziali su cui volevo incentrare è anche il fatto che questa tipologia di interventi si può collocare in alcuni fondi europei di investimento per le regioni, che ovviamente incentivano la digitalizzazione, l'essere green, quindi ridurre tutte le emissioni e una serie di altri fattori. Per questo motivo ho cercato di sviluppare 4 layout su cui lavorare, in modo che diventino 4 strategie
che siano esse accumulabili oppure sviluppabili separabilmente, sempre rimanendo appunto nei termini dei canoni dell'investimento europeo, nel caso dovesse esserci, nel caso in cui appunto bisognerebbe poi passare al lato pratico. Ma in che modo i fondi e i layout si integrano con la comunità esistente? Questa era una delle domande. Il procedimento che si è seguito è questo. Partendo da un'area di sviluppo, uno dei primi punti su cui volevo ragionare era il background storico, quindi capire in che modo si è sviluppato la zona nell'asso del tempo e come si è trasformata in quella che è oggi. Inoltre sono usati strumenti come l'intelligenza artificiale per analizzare la comunità, analizzando per esempio 1200 foto dai social per capire gli interessi delle persone che ci vivono e dei turisti, e da lì poi ricavando tutte delle caratteristiche della comunità che poi vengono utilizzate per implementare la strategia. Inoltre, un'altra delle cose analizzate è la presenza oggi sul web della zona e di tutti i vari comuni, i vari monumenti, e come vengono visti e letti da un turista ancora prima di essere sul luogo. Da lì poi si generava tutta la strategia e l'implementazione. Quindi una delle prime cose su cui si è ragionato era un background storico per appunto capire tutto quello che è successo durante il corso della storia in questi quattro comuni che hanno avuto un insieme abbastanza importante di attori che hanno gestito, che sono intervenuti sull'area. Passando poi all'interazione web, perché ad esempio è uscito analizzando i dati puntuali di Google, di TripAdvisor e più quelli comuni, che ci sono dei punti che su TripAdvisor non sono segnalati e quindi per uno che usa quell'app non sa dove andare, cioè non conosce alcuni monumenti, uno che arriva da fuori. Oppure alcuni che sono solo su Google e non sono su TripAdvisor e il contrario, e in aggiunta ci sono dei monumenti che non sono né segnati su Google né su TripAdvisor come effettivi monumenti. Quindi partendo da questo si è analizzato appunto qual era l'interesse anche legato a questi monumenti e a queste aree di interesse, capendo quali sono gli interessi anche legati poi all'area in generale, in modo che implementare la strategia in un contesto più generale possa aiutare non soltanto i comuni ma anche l'intorno e quindi lavorare in una coesione tra gli insiemi. Passando poi all'intelligenza artificiale, appunto sono stati presi dei dataset delle varie città e analizzati tramite un algoritmo di riconoscimento oggetti e da lì tramite un'estrazione delle caratteristiche che poi spiegherò in seguito. Sono appunto, questa è la tavola dove sono state analizzate queste caratteristiche uscite proprio in termini proprio di presenza, in termini di foto, e impostate in termini di grafico di Pareto per capire quali sono gli ottimizzabili e quali sono quelli già ottimizzati, e da qui è uscito che abbiamo per ogni comune dei punti, che sono quelli grigi, che possono essere implementati, possono essere incentivati o comunque suscitano l'interesse da parte della popolazione, della gente, dei turisti, e che allo stesso tempo possono essere incentivati tramite sponsorizzazione o comunque tramite implementazioni appunto strategiche. Questi punti appunto sono stati poi inclusi in uno dei tre layout, tra quello storico, sportivo e agricolo, in modo da generare quelle tre strategie di cui parlavo prima, in aggiunta alla strategia digitale che funziona un po' da collante tra tutte queste varie strategie proprio pratiche. Per cui si arriva ad avere un piano di sviluppo in cui all'inizio si ha un layout, si comincia a costruire il layout digitale, che permette un controllo su e i cambi di strategia a breve e lungo termine, nel caso in cui gli investimenti non dovessero ritornare o comunque ci mettano effettivamente più del previsto, e allo stesso tempo comunque incentiva l'interazione tra turisti, infrastrutture turistiche produttive e implementazione di percorsi storico-digitali, come poi mostrerò in seguito,
e implementazione appunto di percorsi e attività sportive. Nella seconda parte, dove l'investimento si fa più pesante, abbiamo la costruzione o comunque l'incentivazione di spazi culturali per eventi e allo stesso tempo apertura al settore turistico delle infrastrutture produttive. Questo permette di poter calmierare i costi effettivi o di costruzione o comunque di tutta una serie di sviluppi a livello strategico. Stessa cosa per le attività e i percorsi sportivi. Nella terza fase invece si ritorna a un livello più basso, nel senso che l'implementazione di circuiti sportivi a livello proprio di paesaggio non hanno dei costi eccessivi, allo stesso tempo possono incentivare dei ricavi maggiori tramite appunto gli eventi sportivi connessi con l'attività. Oppure l'implementazione di eventi musicali intorno a Torre Isella, che è una delle torri che non è ancora visitabile, ma secondo una strategia era un punto abbastanza importante su cui lavorare. Questo generava appunto il layout storico, dove abbiamo ad esempio dei QR code che permettono di poter seguire tramite bici o a piedi o comunque tramite mezzi una serie di percorsi storici, e che ogni punto genera qualche curiosità o dà qualche indizio su dove andare a mangiare, dove andare a, per esempio, per nottare, oppure ti dà informazioni storiche sul luogo in cui sei, oppure ti guida appunto attraverso il percorso. Allo stesso tempo, tramite gli spazi espositivi o espositivi artistici e culturali. Questo permette un po' di integrare tutta la in generale tutto il layout storico. Il layout sportivo è praticamente lo stesso, nel senso che integra tutti i percorsi e si integra anche con quella che è la già esistente Greenway che collega Varzi a Voghera, se non sbaglio. E poi integra tutte quelle che sono attività di quad, mountain bike, walk, e soprattutto si collega con una delle attività appena tra Mornico e Montalto Pavese per quanto riguarda il parapendio. Oltretutto permette appunto la costruzione nella fase finale anche un circuito di mountain bike che oggi viene usato o comunque è incentivato molto da influencer o comunque da persone che si muovono molto a livello digitale. L'ultimo layout, ma non meno importante, è quello agricolo, che vista l'area in cui siamo permette appunto l'incentivazione delle attività produttive dell'area tramite dei programmi agricoli, dove permette appunto ai visitatori di poter fare di poter partecipare alla vita agricola oppure l'attività vinicola, la visita delle cantine, comunque un'integrazione proprio a livello culturale e a livello gastronomico. E poi ovviamente tutte le attività come gli spostamenti a cavallo, oppure altre attività appunto legate proprio ad esempio ad avere gli API oppure delle aree fiorite. Tutto questo generato appunto dal fatto che erano quei punti che la popolazione voleva o vorrebbe incentivare in qualche modo tramite quell'analisi di prima, o comunque che è stato ricavato dall'intelligenza artificiale. Per cui per esempio possiamo avere appunto nel layout digitale questa ulteriore integrazione di questi tre layout tramite ad esempio le scansioni di acquisti tra i vari produttori, oppure usare i QR code sparsi per il territorio per ottenere informazioni e curiosità storiche sul luogo, e come guida anche attraverso il territorio stesso, un po' come se fosse una sorta di guida generale. E infine si può anche prenotare le attività proprio sportive legate proprio all'area, costruite dalle varie strategie, in modo da potersi integrare col territorio ed essere comunque legato ai social e in modo da semplificare le comunicazioni tra enti comunali e enti privati e turisti. Grazie per l'attenzione.
Grazie mille Francesco per la tua presentazione che ha rispettato assolutamente i tempi che avevamo dato, quindi ti ringrazio molto, molto precisa e molto chiara. E vorrei passare adesso all'ultimo partecipante al concorso, che è Stefano Zaccone. Buonasera, buonasera a tutti. Ora condividerò lo schermo. Un secondo. Ok. Allora, sono Stefano Zaccone e ora vi presenterò il mio elaborato, che consiste in una tavola 1, dove ho riassunto le mie conclusioni e idee riguardo al concorso di valorizzazione dell'Oltrepò Pavese. Innanzitutto sono andato ad analizzare il territorio e diciamo che l'Oltrepò Pavese risiede nella provincia di Pavia, oltre al fiume Po, a sud del fiume Po. In particolare ho riscontrato che questo territorio si caratterizza dalla presenza di vari, diciamo, di una morfologia molto varia, poiché ci sono aree pianeggianti, aree montuose e la presenza della zona collinare. In particolare questo può essere un po' l'attrattore che può spingere le persone ad andare in questo territorio. In seguito mi sono concentrato sui 4 comuni che riguardavano il concorso di idee: Mornicolosano, Torricella Verzate, Corvino San Quirico e Oliva Gessi. In particolare sono andato sul sito del comune in particolare e ho guardato il PGT e le carte per trovare, per guardare le caratteristiche dei 4 comuni e capire in che modo si intersecassero tra di loro. Ho visto, la viabilità esistente, in particolare la viabilità asfaltata, quella ordinaria. Ho visto le aree storiche e, le zone di interesse, e sono andato a sottolinearle, e, i sentieri naturalistici presenti sul territorio. In seguito sono andato a ipotizzare dei percorsi ciclopedonali che andassero a implementare quelli già esistenti, in modo da creare, o questa è la mia idea e ipotesi, 4 percorsi ciclabili che andassero a toccare ognuno dei 4 comuni. Prima di tutto ho individuato quali possono essere i poli attrattori all'interno di queste zone, il primo dei quali è senz'altro quello enogastronomico, che è il più famoso e il più importante, e che a mio parere andrebbe valorizzato ancora di più, in modo tale da dare opportunità ad altre attività meno conosciute di spiccare. Inoltre ho dato importanza anche al percorso viabilistico pedonale naturalistico per la presenza in questo territorio di zone sia collinari che montuose e pianeggianti. Molto importanti sono i percorsi ciclabili durante la mia analisi, che sono andati a toccare tutte le zone e le attività che ho riscontrato sul territorio. I percorsi che ho individuato e organizzato sono 4, il primo dei quali tocca i 4 comuni ed è il più lungo. Ho dato una difficoltà a ognuno dei percorsi, un percorso per esperti, difficoltà intermedia e per principianti, a seconda del tipo di target, poiché anche le famiglie potrebbero essere attratte. Il percorso più lungo, il primo dei quali, è una lunghezza di circa 25 chilometri, va a toccare tutte le attività presenti sul territorio e le future attività che potrebbero essere situate all'interno di Cascine, e i 3 rimanenti toccano 2 o 3 comuni del concorso, e che potrebbero essere sfruttati da quel target di famiglie e bambini, poiché non vorrebbero stare tutto il giorno a pedalare o a camminare, ma potrebbero fermarsi e chiedere informazioni, visitare luoghi oppure assaggiare prodotti tipici. Quindi nello schema finale, nella mappa centrale, si possono riscontrare 4 percorsi, alcuni dei quali sovrapposti tra di loro, che vanno a toccare tutte queste attività.
e inoltre ho individuato anche le cascine per future attività che possono essere ospitate. Queste sono le attività che potrebbero essere spinte dal flusso turistico che l'enogastronomia dà in questo territorio. In seguito, l'ultimo interrogativo, l'ultima parte step è stato quello, non so se si vede, come far arrivare alla gente le idee o comunque come pubblicizzare le nostre idee. A mio parere ci sono due punti, due opportunità, quello online e offline. Online si possono sfruttare quelle piattaforme che possono essere Facebook, Instagram, pagine web, per arrivare al maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Però al contrario, queste piattaforme raggiungono tante persone, ma sono sature di pubblicità, per cui una persona potrebbe non essere sempre invogliata ad andare a vedere questa pubblicità o approfondire. Al contrario, offline si possono sfruttare volantinaggio, cartelloni e anche le stesse sagre o eventi che ci sono nel nostro territorio. Infatti il target a cui maggiormente secondo me bisogna rivolgersi sono quelle persone che già partecipano a queste sagre o fiere, e infatti durante questi eventi si potrebbe discutere o pubblicizzare questi percorsi ciclabili in modo tale da arrivare a meno persone, ma persone che potrebbero essere maggiormente interessate alle nostre idee. Fondamentali sono gli incentivi che bisogna dare alle persone per attrarle, ai turisti, incentivi che possono essere di tipo economico, in particolare degli sconti o dei voucher che possono ottenere venendo a delle sagre o degli eventi nel nostro territorio, sconti o voucher possibili che possono essere utilizzati in determinate attività o anche in futuro, in modo tale da attrarli ancora. Inoltre possono essere organizzati degli eventi come delle gare, i cui premi sono sempre questi sconti o voucher o dei prodotti tipici. Per ultimo ho pensato ai ritorni che questa ipotesi può dare, ritorni di tipo economico per quanto riguarda le attività che ci sono e quelle che potrebbero svilupparsi, ritorni soprattutto anche di livello sociale per i quattro comuni, poiché i guadagni e l'affluenza di persone possono portare denaro che può essere reinvestito nelle infrastrutture dei quattro comuni, quelle esistenti, per la manutenzione di queste piste ciclabili e per la creazione di nuove infrastrutture oppure edifici per la comunità. Ok, grazie per l'attenzione. Questo è il mio progetto. Grazie mille Stefano per il tuo contributo e per la vitalità della tua esposizione, grazie mille. Quindi direi che siamo arrivati al momento clou, quindi alla proclamazione dei vincitori. Voglio ancora ringraziare tutti i partecipanti, in questo caso mi sto rivolgendo soprattutto ai ragazzi che hanno ben volentieri accolto la sfida di questo concorso di idee, che si sono dati da fare e hanno sviluppato appunto le loro idee in questi mesi, compresi nei mesi estivi. Quindi li ringrazio molto e a tutti loro va un nostro primo applauso per il lavoro che hanno svolto. Complimenti. Quindi c'è un applauso virtuale, ma c'è anche quello fisico. Detto questo, anche la giuria che ha valutato i vostri elaborati è stata decisamente molto soddisfatta dei lavori che avete proposto, ha ritenuto tutti quanti voi, come già stato accennato all'inizio, assolutamente meritevoli di un plauso per il lavoro che avete presentato. Ma ovviamente è stato decretato un vincitore. Sono state prese in considerazione alcuni aspetti fondamentali che poi hanno portato alla classifica finale. Quindi sono stati valutati molto positivamente i lavori che hanno sottolineato e da subito sono stati capaci di far vedere qual era la loro innovazione all'interno del concetto di fruibilità e di utilizzo e di sviluppo e di marketing anche turistico dei territori. Poi ovviamente si è puntato molto su quella che è la fattibilità
dell'idea, quindi il poter trasformare quest'idea astratta in un qualcosa di effettivamente riproducibile sui territori e quindi facilmente realizzabile. Ovviamente si è anche tenuto in considerazione si sono tenute in considerazione le potenzialità intrinseche dei lavori, quindi tutti gli aspetti, anche quelli più minuti che magari non sono usciti subito dal vostro resoconto, ma che in realtà osservando e leggendo completamente i vostri elaborati si sono potuti afferrare e condividere ovviamente in più in modo positivo per quanto riguarda i vostri lavori. E poi ovviamente è stato anche molto ben apprezzato quello che è un riscontro effettivo nel territorio, ovvero l'aver effettivamente calato i vostri progetti sulle aree che avete analizzato e che avete studiato, quindi sui 4 comuni del territorio. Quindi la giuria ha deciso che il primo premio viene dato, assegnato al progetto Sali e Scendi degli studenti Sergio Cirolla e Davide Tirelli per la loro completezza e anche per l'immediatezza della realizzabilità della loro idea. Quindi un nostro grande applauso va a Sergio e a Davide. Complimenti. Okay, grazie mille. Grazie. Grazie. La giuria però ha deciso anche di assegnare una menzione speciale per l'originalità dell'idea e in questo caso la menzione speciale viene assegnata al progetto Oltre Digital Pol di Digital Po di Francesco Grugni. Complimenti Francesco, un bel applauso anche per te. Se qualcun altro dei comuni della giuria vuole esprimere qualche altro commento, ovviamente gli cedo volentieri la parola per poi arrivare alla chiusura del nostro percorso del concorso. Ecco, chiedo di poter parlare adesso perché purtroppo per motivi di lavoro ho un cliente fuori, l'ho detto di aspettare 5 minuti e così vi posso anche salutare e ringraziare. Brevissima, sono stati tutti e 4 i gruppi eccezionali. Veramente hanno colto l'essenza del progetto e non devo dire che me li dovrei studiare bene uno per uno perché da ognuno di loro si può anche tirar fuori veramente qualcosa di prezioso per noi. Quindi ringrazio questi cervelli che hanno lavorato per noi e ringrazio i docenti per la bella esperienza che hanno portato ai nostri 4 comuni. Mi spiace, veramente vi devo salutare perché ho persone fuori e non posso restare di più. Grazie ancora di tutto e della vostra collaborazione. Grazie, grazie. 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 Complimenti ragazzi, ci rivediamo al prossimo turno di questa collaborazione che è iniziata tra il nostro corso di laurea e i comuni dell'Oltrepò e sicuramente avremo altre occasioni di organizzare eventi simili. Intanto ringrazio Elisabetta Venco per aver organizzato tutto e ovviamente le amministrazioni che sono state disponibili. Grazie Roberto. Complimenti a tutti, non solo ai vincitori. Esatto. E riceverete il diploma anche se non sbaglio. Sì, sì, adesso lo dicevo in conclusione. Ovviamente verrà dato un premio ai vincitori e al progetto con la menzione speciale, mentre tutti riceveranno un attestato, un diploma, diciamo, che certifica il fatto che avete partecipato a questo concorso. Sia i premi sia gli attestati possono essere ritirati fisicamente presso il nostro laboratorio di Applab a partire da lunedì, quindi quando volete poi potrete passare a ritirarli, quindi ci sarà anche proprio il segno tangibile di quanto poi è stato fatto. Ne approfitto per dirlo già ora, poi faccio continuare il giro dei saluti finali. Il video e i vostri progetti verranno caricati, come dicevamo, sui siti delle amministrazioni, quindi resteranno visibili a tutti.
e quindi tutti potranno magari prendere spunto dai, dai progetti sia vincitore della menzione speciale e magari anche cogliere delle idee dagli altri progetti sempre comunque molto meritevoli. E infine, sempre da questa esperienza, stiamo valutando, anzi stiamo già iniziando a organizzarci per creare una pubblicazione, quindi un libro che possa raccogliere questa esperienza e che ovviamente dovrà e vorrà raccogliere anche i lavori dei ragazzi. Quindi vi contatteremo anche per questo proseguo del nostro concorso che arriverà appunto ad una pubblicazione, quindi a un altro oggetto tangibile che metterà nero su bianco quanto voi avete fatto. Adesso mi taccio, faccio finire il giro finale dei saluti e vi ringrazio tutti quanti. Ecco, ringrazio anch'io davvero, è stata una bell'ora di insomma interessante. Abbiamo avuto modo di vedere appunto tutte delle cose che denotano una grande attenzione al territorio e anche una ragionevolezza nella realizzazione, credo. Ecco, quindi questo lo apprezziamo molto. Davvero, quindi un complimento sincero ai ragazzi e un invito a tutti a rivederci proprio sul nostro territorio. Ecco, speriamo che questa bella collaborazione possa continuare e che prima o poi si riesca veramente anche, come dire, a passare da queste premiazioni online a una bella premiazione sul nostro territorio, nei nostri paesi. Ecco, ci farebbe molto piacere. Chissà mai che l'anno venturo si possa realizzare. Grazie davvero e ancora complimenti a tutti. Grazie. Grazie. Io vi saluto. Grazie. Anch'io e naturalmente complimenti a tutti i quattro gruppi che sono tutti e quattro meritevoli. Poi giustamente la giuria deve comunque scegliere uno o l'altro, ma in ogni caso in ogni elaborato c'è comunque uno spunto che è interessante che verrà tenuto presente. Va bene, grazie ragazzi e professori e complimenti ancora e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Allora, grazie. Diciamo che possiamo salutarci qui. Vi ringrazio ancora tutti e ci sentiamo presto. Aspetto ovviamente i ragazzi in laboratorio per ritirare i premi. Grazie ancora e un applauso a tutti voi ragazzi, complimenti. Buona serata. Bravi, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.